this place. Can you remember? Salve a tutti, oggi parlo di un titolo che è ancora in sviluppo ma che può essere provato da chiunque con una demo disponibile che vi metto nella descrizione di questo video. Il gioco in questione è Waking the Glares, sviluppato da Wiseful Studio, un team indipendente italiano con base in Sicilia. Questo gioco è un'avventura grafica in prima persona piuttosto classica che vedrà le vicende di un personaggio di nome Downfall, un nome abbastanza particolare, che percorre una specie di viaggio interattivo, una specie di percorso verso la verità attraverso 7 capitoli di un libro. E questo libro misterioso che domina un po' tutto il gioco è il fautore di tutti gli avvenimenti che riguardano appunto il protagonista Downfall. E come detto, ci sono 7 capitoli che si possono affrontare e ogni capitolo propone degli scenari diversi ma anche un gameplay diverso. Avere 7 parti all'interno di un unico gioco, 7 parti che propongono qualcosa di diverso che comunque va a ricollegarsi in un'unica storia centrale, in un unico motivo, in un unico obiettivo finale. Questi 7 capitoli, come detto, sono ambientati in luoghi diversi, non soltanto in luoghi ma anche in epoche diverse, e bisognerà fare cose diverse. Infatti gli sviluppatori hanno sottolineato più di una volta che il gameplay andrà a modificarsi in ognuno di questi 7 capitoli, ma che comunque, nonostante ci siano grosse differenze tra un capitolo dell'altro, tutto andrà a ricollegarsi e a formare il puzzle che è la storia di Downfall e di Waking the Glares. Come detto, c'è una demo che potete provare anche voi, ed è quella che state vedendo adesso nelle immagini, nel quale più che provare il gameplay, infatti in realtà non c'è granché di gameplay in questa demo, si vede un po' com'è la struttura del gioco, come è stata pensata dagli sviluppatori di Wiseful Studio, qual è l'atmosfera che circonda il gioco e in definitiva quali sono le meccaniche per accedere da un capitolo all'altro. In realtà questa demo, come detto prima, non propone un gameplay particolare, quanto piuttosto è un teaser, una specie di provocazione, una specie di test per mostrare al giocatore in che ambiente andrà ad operare all'interno di Waking the Glares, che è appunto un gioco difficilmente definibile anche perché non sono stati svelati elementi di gameplay veri e propri da parte degli sviluppatori, proprio perché è una delle particolarità che vi ho detto prima di questo titolo, ovvero avere gameplay diversi in situazioni diverse, in ambienti diversi ed epoche diverse, con storie differenti che però hanno un punto in comune che poi appunto dovremmo andare a scoprire. E come detto prima, c'è questo libro che domina un po' la storia di Downfall, del protagonista di questo gioco. Questo libro è attualmente in scrittura proprio dal vero e verrà proposto come ebook. Non saprei dirvi come verrà proposto, nel senso se verrà venduto insieme al gioco, se sarà un bonus successivo. L'intento degli sviluppatori siciliani è quello di far provare il gioco, farlo completare appunto al giocatore, che alla fine del gioco, che non durerà più di 5-6 ore, avrà la tentazione, la voglia, l'interesse e la curiosità di andare a scoprire qual è questo libro, cosa c'era scritto in questo libro che ha tanto sconvolto la vita di Downfall. E appunto sarà disponibile questo ebook con tutto quello che volete sapere all'interno, però come detto non so come verrà proposto a chi acquisterà il gioco. Tecnicamente parlando, Waking the Glares è gestito dall'Unreal Engine 4, che come sapete è diventato gratuito negli ultimi tempi e quindi è disponibile un po' a tutti per chi è in grado di sfruttarlo, ma principalmente questo gioco è pensato per essere utilizzato al massimo con un visore di realtà virtuale
in particolare Oculus Rift. Comunque gli sviluppatori assicurano che il gioco sarà ampiamente godibile anche per chi non usufruisce di questo device. Per quello che ho potuto sentire durante la demo, anche le musiche non sono niente male e anzi sono abbastanza suggestive e seguono l'andamento dell'azione. Per il resto comunque non c'è molto altro da dire su Waking the Glares, proprio perché non sono stati svelati molti dettagli e la demo disponibile, come detto, non propone gameplay, ma più che altro costituisce una specie di teaser. Il gioco comunque è in uscita a settembre del 2015, o almeno questo è l'obiettivo degli sviluppatori di Whiteful Studio. Se vi interessa, provate la demo qui sotto, andate a cercare il loro sito, interessatevi un po' ai personaggi che ci stanno lavorando sopra e magari e potete segnarvi la data dell'uscita del gioco sul calendario. Se siete appassionati del genere avventura grafica, se siete particolare attratti da quei giochi che sono a metà tra un vero e proprio videogioco e più un viaggio interattivo, un'esperienza, un'introspezione del personaggio, se siete propensi a questi tipi di giochi, allora sicuramente Waking the Glares può essere un titolo che può interessarvi. Io come al solito vi invito a lasciare dei commenti qui sotto se conoscevate già il gioco o lo studio di sviluppo indipendente italiano, se state aspettando questo titolo o se avete delle curiosità in particolare, scrivetemi qui sotto quello che volete. Come al solito vi invito a condividere il video, di iscrivervi al canale per altri contenuti di questo tipo e noi ci vediamo alla prossima.